Buon pomeriggio, buon anno a tutti quanti. Questo è il primo unboxing del 2023 e quindi iniziamo già con qualche collaborazione. Questo è il pacchettino che mi ha inviato la ditta Craspire e adesso vi faccio vedere cosa ho preso. L'azienda questa volta mi ha proposto di collaborare con gli stampi in silicone, quindi ci divertiamo un pochino con la resina. Quindi ho scelto diversi kit che adesso andiamo a vedere insieme. Voglio iniziare da questo set, quindi vi faccio vedere il codice e adesso vediamo cosa c'è all'interno di questo set. Allora, ci sono i due bicchierini in silicone che non uso, quindi perfetto, li metterò da parte. Poi c'è una confezione di salvadita. Però io preferisco utilizzare i guanti, in questo modo tutta la mano coperta, quindi anche questi mettiamoli da parte. Poi c'è una confezione di pipette. Queste sono utilissime sia per magari versare goccia a goccia la resina in punti dove dobbiamo magari riempire delle decorazioni, quindi in questo modo andiamo a fare piano piano, evitiamo formazioni di bolle, eccetera, eccetera. Io queste pipette le utilizzo anche per prelevare il componente B, quindi siccome a volte mi capita di eccedere con qualche goccina in più, quindi con qualche grammo in più di componente B, con queste io magari vado a prelevare il componente B e lo vado a versare nel componente A. In questo modo cerco di fare il peso più preciso possibile. Andiamo avanti. Quindi, confezione di pipette. Poi c'è una confezione di bastoncini di legno. Il bastoncino è piatto. Questi sono comodi per prelevare piccole quantità di pigmento in pasta, in polvere e comunque li utilizzo anche per mescolarli alla resina e poi insomma sono comodissime. Ecco, sono comodissime, io le utilizzo sempre quando lavoro con la resina. E adesso passiamo allo stampo. Ah, c'è un'altra confezione di salvadito, ok, ne hanno messe due, perfetto. E adesso passiamo allo stampo che c'è in questo set, è la scritta home. In questo modo ho sia le scritte love che la scritta home e anche questa è veramente molto molto bella, quindi anche questa lavorata con i fiori secchi, con la tecnica petrolisce, con le luci a led, insomma viene qualcosa di strepitoso. Adesso vi faccio vedere questo stampo, questo è un singolo pezzo, quindi inizio con il farvi vedere il codice e adesso vi mostro lo stampo. Allora, è questo qui e serve per creare un porta T-Light. Anche con questo stampo ci possiamo sbizzarrire alla grande, quindi qui possiamo creare un bellissimo effetto petrolisce, possiamo inserire fiori secchi, conchiglie. Passiamo al secondo set. Quindi questo è il codice e qui dentro troviamo sempre le nostre pipette. Poi abbiamo sempre le nostre palettine in legno. Poi abbiamo sempre salvadito, abbiamo un bicchierino dosatore in silicone e troviamo questo stampo. Allora, questo stampo è stupendo perché, aspettate, lo apro. Allora, questo è lo stampo, praticamente è a forma di ali, ma le ali sono messe in questo modo, quindi diciamo a coppetta così.
ed è uno stampo stupendo, infatti lo andremo a fare insieme. È bello alto, probabilmente ci andrà un po' di resina, un bel po' di resina. Allora vi faccio vedere la texture interna che appunto richiama le piume delle ali. È stupendo, stupendo. Ed è comunque uno stampo opaco, non è lucido, ma ovviamente a noi non ci interessa che sia lucido perché secondo me opaco è molto più bello. Quindi questo stampo che adesso chiudo subito subito nella bustina e lo tengo chiuso fino a che non andiamo a lavorare insieme con questo stampo fantastico. Bene, passiamo all'ultimo set. Quindi partiamo sempre dal codice. Qui troviamo due pecherini in plastica dura e secondo me sono più comodi questi che gli altri. Troviamo sempre la confezione con all'interno le pipette. E poi adesso vi faccio vedere gli stampi. In questo set ne troviamo due. Iniziamo dal primo stampo che è appunto una scatolina. Quindi parte sotto e questo è lo stampo del coperchio della scatolina. Come vedete sotto ha questi piedini perché ovviamente servono da supporto per lo stampo del coperchio. Ora passiamo al secondo stampo di questo set. Anche questo insomma, è uno stampo abbastanza grande e questo serve per creare una base per inserire in modo ordinato i nostri rossetti. Quindi questa è la parte dove andremo a colare. Con questo stampo possiamo divertirci sempre con la tecnica Petri Dish perché essendo bello profondo, vedete? L'effetto Petri Dish viene bene, molto molto bene. E quindi qui lo stesso discorso, fiori secchi, conchiglie, foglia oro, insomma tutto quello che vogliamo. E colore pieno, insomma trasparente, ci possiamo veramente sbizzarrire. Quindi questi sono tutti gli stampi del secondo set. Io sono contentissima, ringrazio Craftspire per avermi proposto questa collaborazione resinosa. Magari se mettesse un pochino più a fuoco tutti gli stampi, i meravigliosi stampi, insomma sono veramente tantissimi. In più vabbè ci sono tutte le palettine, ci sono le pipette, i beccherini graduati, i salvadito che comunque io torno a ripetere preferisco i guanti perché coprono meglio la mano e la insomma coprono e proteggono meglio la mano, quindi questi non li vado a utilizzare, li metto in un cassetto, potrebbero sempre tornare utili magari in un futuro per qualche altro tipo di. Ecco, magari questi potrebbero essere comodi per lavorare con i colori ad alcol. In questo modo non sprechiamo il guanto in nitrile, ma ci proteggiamo le dita tranquillamente, soprattutto le unghie, perché i colori ad alcol macchiano tantissimo. Quindi questi potrebbero essere un'ottima alternativa ai guanti in nitrile per lavorare con i colori ad alcol. Però i guanti io li preferisco perché proteggono ovviamente benissimo le mani, evito di comunque di entrare a contatto con la resina e insomma li preferisco. Ecco, quindi aperta e chiusa parentesi. Comunque sono contentissima, veramente ringrazio Craftspire per questa collaborazione, per questa proposta che mi ha fatto. Torneranno anche le perline, torneranno, ma purtroppo sto facendo riposare le mani perché comunque, insomma, invece di migliorare peggiorano, quindi torneranno anche le perline e quindi come al solito io vi do appuntamento ai due video dove andremo a provare gli stampi insieme, quindi se non lavorate ancora con la resina, ma vi affascina e volete magari provare, insomma,
Perché non ci facciamo compagnia insieme? Quindi io creo, voi guardate e insomma poi andiamo a scoprire quello che ho combinato. Bene, giù nell'info box vi lascio tutti i vari link, il link del sito, il mio codice sconto, i link dei materiali che ho scelto sul sito Craspire. E niente, quindi io vi saluto, vi mando un mega bacione e ci vediamo con i due video in collaborazione.